7:31 e 12 secondi in questo istante. Buongiorno Regione, buongiorno alla Calabria. Siamo pronti ad offrirvi una nuova mezz'ora insieme, mezz'ora ricca di contenuti. Oggi parleremo di un tema difficile, di un tema importante come quello della SLA. Vi faremo conoscere l'unica struttura accreditata, specializzata per questo genere appunto di malattie. Racconteremo la storia di alcuni malati di SLA che appunto soggiornano in questa struttura. Come vi dicevo in apertura, ci occupiamo di SLA, lo facciamo con Emanuela Gemelli, 15 posti letto accreditati. Si tratta della sola struttura specialistica presente in Calabria, a Catanzaro, che affronta la gestione dei malati di SLA, la sclerosi laterale amiotrofica. I pazienti vivono la condizione difficilissima di una malattia neurodegenerativa che nella fase più grave, nella fase più acuta, impedisce loro qualsiasi tipo di movimento del corpo. Le famiglie fanno i conti dunque con una sofferenza indicibile, indescrivibile, ma anche con l'isolamento, un isolamento che viene rotto e soltanto quando ci sono le giornate, le classiche giornate dedicate alla ricerca, ma il quotidiano è fatto di veramente di tanto altro, un altro che ci racconta Emanuela Gemelli. Ci tengo a salutare attraverso voi tutti i malati e dire loro di farvi forza perché la speranza è l'ultima a morire. Simone ha 37 anni, a 30 ha scoperto di avere la SLA. Gli mancavano pochi esami per laurearsi in economia, la sua vita è stata strappata. Meno male che ci sono. Il dramma del malato è quello di chi l'assiste. Anche Danilo, come Simone, è giovane. Da anni si occupa di mamma Antonella. La sua casa è diventata la struttura a Catanzaro, l'unica in Calabria specializzata nell'assistenza ai malati di SLA, dove mamma Antonella è ricoverata. Ah, bambole. Da Fuscaldo, Danilo ha trasferito qui la sua vita, strappata, anche la sua. Io sono 3 anni e mezzo quasi che assisto mia mamma qui in questa clinica a Catanzaro, H24, quindi 7 giorni. Vivi qui? Sì, sì, vivo qui, questa è casa mia, siete a casa mia per il momento, sì. Dormi vicino a tua mamma? Sì, sì, il mio lettino è qui vicino a lei, sempre. Io ho 35 anni e ormai quasi da 4 faccio questa vita. Hai rinunciato a tante cose? Sì, quasi a tutto, ma piacevolmente, non è un problema. Paradossalmente sono gli anni più belli della mia vita, perché stare vicino a mia mamma è importante, lo faccio veramente con piacere. Sì, ma lo faccio io, sono così bella. Sono contenta che ho avuto questo figlio dopo tanti anni, però me l'ha mandato bello, buono, sano, fino a quando non è arrivata questa malattia. Dopodiché ci siamo dovuti adeguare e noi continuiamo la nostra vita convivendo con la malattia. Non è facile, non è facile. Però ci provo. Simone mi dà la forza di andare avanti tutti i giorni, perché lui è la mia forza. Nonostante io ho un altro figlio che devo pensare anche a lui, ma non manco delle mie responsabilità, come ho sempre fatto. La squadra del cuore, la foto col campione, sprazzi di vita che sembra normale, che la SLA concede. Quando ti diagnosticano una malattia come la SLA, pensi che è solo una cosa in discesa e che non riesci più a recuperare. Invece devo dire che quella mia diffidenza è stata superata, perché qua ho trovato delle persone splendide, non solo dal punto di vista professionale, ma anche dal punto di vista umanitario, con quel calore che ti sanno dare. E quindi piano piano sono riuscito a recuperare e a sentirmi nuovamente molto meglio rispetto a quando sono arrivato. Curare un malato di SLA è una scelta forte. Chi la fa accetta di avere condizionata la vita.
ma sono malati soprattutto nell'animo. La maggior parte di loro comunica con gli occhi e questa è una cosa che mi ha molto colpito, una cosa che probabilmente mi ricorderò per tutta la vita. Burocrazia, lenta. Il tempo concesso al malato di SLA viaggia ad una velocità differente. Noi troviamo difficoltà con la burocrazia perché molte volte per avere degli ausili passa molto tempo e questo sicuramente per noi non è una buona cosa. Noi qui abbiamo una struttura, una sede universitaria che può essere punto di riferimento quando i nostri pazienti devono effettuare delle cistostomie sovrapubbliche, delle tracheostomie o devono impiantare delle PEG per l'alimentazione. Sono cose essenziali, un accesso facilitato ospedaliero migliorerebbe, faciliterebbe il controllo di queste funzioni. Mi dispiace, non basta. Occorre esserci, fare. Per esempio c'è un concetto della banca del tempo, allora avremmo bisogno di una corsia preferenziale per accedere a risorse umane che prestano il proprio tempo a favore del supporto a queste persone che hanno una sofferenza indescrivibile. Uno spaccato, il quotidiano, la SLA che malati e famiglie vivono ogni giorno e che invece sparisce da giornali, TV, il giorno dopo delle giornate di sensibilizzazione, un tradimento che non dobbiamo permettere e che Maria, Danilo, Simone, Giuseppe, Teresa e gli altri, tutti gli altri, non meritano. Una bacchetta magica e un desiderio, qual è il tuo? Guardi, con la bacchetta magica veramente basterebbe che ne guarisse uno solo. Anche uno solo, anche che non sia mia madre, ma sì. È giusto appunto che i riflettori non si spengano e su questa malattia un saluto, un abbraccio ovviamente ai familiari e ai malati di SLA.